Allora, buongiorno, ci ritroviamo oggi Cindy insieme in Buongiorno. questo lunedì di Pasquetta, piovoso qui a New York. Com'è il tempo lì a Padova? Giustamente siamo in casa, sole alto. Oh, così mi piace, quindi dovrai goderti il sole anche oggi dal terrazzo. Per i prossimi, penso, non so, mesi, credo. Quindi sì. Speriamo di no, che finisca presto questa reclusione. Andiamo. Senti, Cindy, oggi abbiamo un ospite molto importante, presentacelo e poi cominciamo a scoprire questa new entry nel nostro piccolo show e scopriamo anche di cosa si occupa. Bene, visto che lascio a me questo onore, mi permetto intanto di fargli la domanda base. Nome, cognome e di dove sei? Ciao a tutti, ciao Max, grazie, grazie per questa opportunità. Ciao Cindy, io sono Paolo Ghiringhelli, conosciuto come Due Cilindri, sono di Milano, adesso mi trovo a Milano e saluto tutti. Bene. E da quando nasce la tua passione per le moto e in particolare per le sport? Allora, io non ho una storia, sai che ci sono quelli che raccontano fin da piccolo mio papà, oppure quelli che raccontano che più o meno quasi tutti avevo il naso schiacciato sulle vetrine di numero 1. Ecco, io no, io ho avuto una grande passione nella vita che era la musica e poi casualmente mi sono ritrovato a innamorarmi di una moto specifica che, anche se ho avuto altre moto delle sportive, della 883, mi sono innamorato causalmente provandola, vedendola al mio fianco ad un semaforo, e da lì è partito tutto. L'ho provata, l'ho comprata, basta. Poi da allora è stato amore a prima vista. Io amo le Sposter e solo dopo amo le Harley Davidson. Se non ci fosse stato un modello Sposter, credo che non mi sarei orientato su questo marchio. Mi spiace, Ok, Max, quindi scusami. Paolo, innanzitutto abbiamo scoperto il tuo vero nome, che è il volto dietro a Due Cilindri blog, e abbiamo anche già scoperto che sei un fanatico super appassionato delle Sportster, quindi diciamo chiederti il perché, che era la nostra idea, una delle idee principali, chiederti il perché. Dello Sportster forse è un po' stupido, ma c'è qualcosa che ti attrae in particolare di questo? Allora, a parte la storia, a parte l'estetica, è la sintesi perfetta per quanto mi riguarda. La moto deve essere un po' snella, un po', anche se le nostre poi sono pesanti, però ecco, io il concetto di dire lo Sportster è la entry level, no, non mi piace, non è il punto di partenza. Personalmente è il punto d'arrivo e per me, per moltissimi altri. E poi è una moto che si presta a qualsiasi tipo di preparazione, ecco, che è un aspetto importante anche, insomma, oggi farsi la moto personalizzata, la Sposter è l'ideale. Poi è vero che ci sono molti che partono dalla Sposter perché è quello che si possono permettere, però soltanto per Harley Davidson è l'entry level, non c'è nessun'altra casa che ti dice parti da quella per arrivare a quell'altra. Quindi io la trovo più una strategia. Che è una vera motivazione. Scusate, poi non so. Assolutamente, Cindy, giusto per farti capire, la Sportster è, diciamo, chiamiamola un po' la più piccola delle moto prodotte da Harley, però per tante persone magari è anche il punto di partenza per l'avvicinamento al mondo Harley. Ma come dice Paolo, giusto per farti capire, perché magari sei appena entrata in questo nuovo Esatto. mondo, è per farti capire che comunque oltre a essere la più piccolina della casa Harley, è anche la moto per tante persone che si avvicinano al mondo Harley, ma la cosa più importante è da dire è che è anche uno stile di vita come moto, quindi no, è vero fino a un certo punto che è una moto non magari molto grossa come altri modelli, ma ha un suo perché e diciamo non è l'ultima ruota del carro, diciamo della cordata Harley. Max, c'è da dire che la Sportster è l'unico modello in produzione ininterrotta da oltre 60 anni, quindi Benissimo. nessun altro modello può vantare un primato del genere. È
Poi un 1200 non si può definirlo piccolo. Io il mio Buell tira fuori 93 cavalli, la mia R iniezione quasi 90, insomma, piccole per chi? Certo che se tu ti trovi in America, strade chilometriche, dritte, ecco, forse mi sarei orientato su altro, ecco. Però per la mia realtà io trovo che siano le moto, insomma, a me piacciono quelle che devo fare. Assolutamente, ma io concordo, ce l'ho avuto anch'io, quindi... Lo so, io l'ho venduta a malincuore, però ti dico, avevo bisogno di... ho dei tragitti abbastanza importanti, che ho fatto dei tragitti altrettanto importanti con la mia Sportster, ho girato molto in Europa e non ho avuto nessun problema, però ti dico la verità, l'avevo non costruita, modificata in una certa maniera che mi permettesse di fare molti molti chilometri che forse a livello originale non sarei riuscito a farli, ecco. Allora Max, se io dovessi fare un viaggio in America, ok, e noleggiare una moto da Eagle Rider, prenderei, penso, una moto, un touring, perché strade dritte, bam, vado, mi metto la mia radio, mi metto comodo. Ecco. Assolutamente. Quindi, qual è il... Moto un po' più contestualizzata. Scusami che mi intrometto con una domanda fuori programma, però credo sia interessante. Il viaggio più lungo che hai fatto con la tua moto? Ma allora, io sono stato un po' di volte, sono stato una decina di volte al Fakir, sono andato a Saint-Tropez, poi ho iniziato relativamente tardi, che ero già fidanzato, la mia compagna non ama andare in moto, quindi io me la godo, non faccio vacanze in moto perché ho 3 settimane e quindi la faccio con la fidanzata. A me capita di fare i weekend, mi capita di andare, capito, negli eventi, sono andato a Roma per il, insomma, tragitti brevi sostanzialmente, non sono uno di quelli che fa il giro d'Europa, non sono quel tipo di motociclista, ecco, sostanzialmente. Anche se avessi il tempo lo farei, se avessi il tempo magari lo farei. Lo condivido pienamente con te, non è vero che dobbiamo fare solo tanti chilometri, è uno stile che è più che accettato anche questo, quindi... Sono stato a Barcellona all'anniversario dell'Harley, insomma, quindi ho timore a fare chilometri, ecco. Chiaro. Senti Paolo, allora io e Cindy avevamo preparato una serie di domande per andare a scavare un po' di più sul fatto di capire chi è Paolo. Allora, Cindy, siamo pronti? Parto con la mia prima domanda e cerchiamo di capire chi è Paolo, che è pronto a schiacciare il pulsante. Allora, Paolo, il progetto due cilindri che ce l'hai scritto in caratteri abbastanza grandi sulla tua maglietta, quindi è una cosa molto importante. Spiegaci cos'è, per favore. Allora, è un blog. Io ho iniziato a... Siccome mi piace il contatto con le persone, mi piace scrivere, ho sempre amato molto scrivere. Ero al liceo, ero più bravo in italiano che in matematica, quindi mi è sempre piaciuto molto. E dopo aver preso l'Harley, dopo qualche anno, ho iniziato a vedere dall'America i primi siti, i primi blog, no? Che erano questi diari. E allora nel 2009 ho provato a fare un mio blog, nome mi è venuto questo due cilindri, che poi non è nulla di particolare, e tutti i giorni mettevo, non so, post di preparazioni, accessori, ma anche tutte le modifiche fatte alla mia moto. Io ho questa moto del 2007 iniezione, fatta un po' short track, che è carina, nulla di esagerato e radicale, ma è una moto che mi piace, che insomma era come l'avevo in mente. E piano piano ho iniziato ad avere degli scontri di gente che mi scriveva, gente che mi mandava le foto della propria moto, e sono 10 anni, la cosa che non ho mai smesso, tutti i giorni un post, quindi come la goccia cinese, no? Tang, tang, tutti i giorni, e infatti ci sono oltre 5.000 post, 40.000 commenti, 3 milioni di views. Poi nel tempo, sai, sono saltati fuori tanti, la pagina Instagram, la pagina Facebook, il mio è un blog scritto, quindi io scrivo sostanzialmente contenuti, o li faccio io quando vado agli eventi, o mi arrivano dai lettori, o li trovo in rete, e poi ovviamente ho dovuto fare anche le pagine social come corollario, come gancio, ecco. Quindi il blog
piano piano è cresciuto ed è una passione ovviamente. Io non ho mai voluto metterci dentro banner pubblicitari, no, questa è la mia passione. Quando mi stufo, se mai mi stuferò, non voglio avere legami con nessuno. E comunque l'anno scorso abbiamo fatto il decimo anniversario sostanzialmente. Certo. Prima di lasciare a Cindy la prossima domanda, volevo solo aprire una parentesi, dirti che anch'io nel mio piccolo ho cominciato a scrivere qualcosa, ma ho cominciato non perché volevo creare un blog vero e proprio, ma perché avevo il piacere di condividere le mie esperienze con altre persone, quindi raccontare, come hai detto te, alcuni dei miei viaggi e alcune delle mie idee su parti e ricambi, ma ti ripeto, nasce soprattutto l'idea di questo blog che ho cominciato solo per condividere, e anch'io sposo la tua stessa filosofia. E poi chiaramente tu sei cresciuto e ha cominciato a diventare una cosa più impegnativa, ma la filosofia iniziale è di cominciare a condividere quello che senti, quello che provi, quello che ti piace con altri utenti. Allora, io sono d'accordo, Max, è anche un'attitudine personale. Io ho amici che vanno in moto, gli piace. Io rispetto ad altri, non so, se uno mi scrive gli rispondo, se incontro una persona che legge il blog fuori da una concessionaria, mi metto a parlare perché mi piace, no? Ho amici che mi dicono, ma Paolo, come fai a dar retta? È una questione anche di caratteri, no? Una questione appunto di peculiarità personali sostanzialmente, ecco. Quindi c'è anche quell'aspetto. Allora, sappiamo che sei a capo dello Sporty Meeting ed essendo appunto una manifestazione di una certa portata, penso tu non sia solo, ma hai uno staff ben organizzato. Ci dici da chi è composto? Allora, nel 2016 abbiamo deciso di organizzare questo evento dedicato alle sposter e ovviamente non posso far tutto da solo. Io mi occupo sostanzialmente della promozione, della comunicazione, di invitare le persone, di gestire un po' i contatti, però al mio fianco dal 2016 c'è Yuri Rececconi, che è un altro grande appassionato, che è stato l'unico, la persona che mi ha dato la spinta. Noi prima facevamo dei run, quindi lo sposter run, poi era diventato un po', insomma, 100 moto, 130 moto, iniziava a diventare un po' sostanzioso, un po' anche pericoloso, ma ha deciso di trasformarlo in evento statico e lui è stata la persona che ha detto, dai Paolo, proviamoci, facciamolo. Insomma, io avevo bisogno di qualcuno che fosse al mio fianco. Oltre a lui abbiamo la fortuna di avere un amico storico, che è il mio consigliere segreto, che è Alfonso Ciasullo, poi Massimo Gasparetto, Carlo Berrani, Strema, insomma, siamo un gruppo di... tutta la logistica viene gestita da 20-30 volontari che aiutano al parcheggio, c'è chi gestisce un po' il contest, quindi siamo più persone sostanzialmente. Ecco, poi lo stand a Verona ce l'ha preparato Gaetano Pavesi, che è un altro appassionato, Steve, Giuliano Giuliani, che è il lettore della prima ora, insomma, ne dimentico, sono tanti, ecco. Bene, bene. Cindy, vai pure con un'altra domanda e poi io sì, parlo d'altro. Bene, allora, intanto magari è interessante anche sapere a che edizione sei arrivato dell'evento, di questo evento qui. Allora, siamo arrivati, abbiamo fatto due run e poi abbiamo iniziato nel 2016. La cosa, quindi questa è la quinta edizione, compiamo 5 anni. La cosa carina è che ogni edizione, quindi ogni logo dell'edizione, è una reinterpretazione di una storica decal. Quindi questa qua è una decal rivista, è una decal dei primi anni 90. Il primo anno avevamo fatto la decal numero 5 rivista, poi abbiamo fatto una decal quella alata. Insomma, ogni anno reinterpretiamo una decal. Quindi quest'anno siamo alla quinta edizione. Wow, fantastico! Davvero, davvero un successo. Forse. Arriviamo anche lì adesso. Adesso arriviamo anche lì. Anzi, guarda, allora, la domanda, una delle domande principali è intanto dove si svolge esattamente lo Sporty Meeting e poi arriviamo anche a quello che stavi per dire. Sì, allora abbiamo fatto due edizioni vicino a Como, in un'antica fonte stupenda, quindi immerso in un bosco molto molto bello. Poi lì ha avuto non siamo più potuti
insomma, non abbiamo potuto più presenziare lì, e abbiamo avuto la fortuna di conoscere Max Brun, che era il socio con cui Carlo Talamo aprì la numero 1 Milano, quindi colui che sdoganò il culto delle Harley Davidson in Italia, Max Brun, che ci ha dato la possibilità di avere da due edizioni Graziano Visconti, che è un borgo medievale stupendo, bellissimo, che ben si presta a questo evento in provincia di Piacenza, quindi anche più centralmente e logisticamente perfetto. Quindi Graziano Visconti, la risposta è Graziano Visconti. Wow, ho visto alcune foto, è davvero particolare. Linea alla Cindy, prego. Bene, mi ero dimenticata prima di farti una domanda, ma il tuo evento è aperto a tutti i tipi di, cioè, a tutti i tipi di moto, di Harley, oppure solo alle sportster? Il nostro evento è dedicato alle sportster, perché tantissimi, abbiamo un esempio Max, tantissimi hanno avuto lo sportster, magari hanno lo sportster e altre moto, quindi lo sportster è una moto che mette un po' tutti d'accordo sicuramente. Quindi noi facciamo entrare nel borgo solo le sportster, e tutte le sportster gli facciamo una foto ricordo, una foto banner, quindi tutti quelli che arrivano percorrono un tappeto rosso tipo in stile hollywoodiano, e poi gli facciamo una foto fatta da un fotografo, Roberto Merlo, che è un bravissimo fotografo genovese. Per tutti gli altri modelli c'è un parcheggio appena appena fuori, quindi proprio a 5 metri, un parcheggio custodito, quindi se tu arrivi, mettiamo, vabbè, il caso Max non vale perché è famoso, quindi magari è, però se uno arriva col touring, parcheggio dedicato, e poi può entrare ovviamente, e quindi nel borgo è giusto comunque questa cosa, altrimenti non avrebbe, perderebbe un po', smagherebbe un po'. Se no lo chiamavamo spostere tutto il resto meeting, ecco. Perché? Perché di eventi ce ne sono tantissimi, e tantissimi sono bellissimi. La particolarità è proprio del nostro, è il fatto che sia dedicato alle sportster, un po' come il blog, che parla un po' di tutto, però quando parla di moto parla di sportster. Certo. Allora, una cosa importantissima, Cindy, per me, visto che ti stai avvicinando un po' a questo mondo dei motori, innanzitutto, Paolo, a me piace tantissimo visitare i raduni internazionali, nel senso, cerco di fare tutti i raduni europei durante l'anno, ma arriveremo a parlare anche di questo tra poco, visto che è un disastro. E chiaramente, Cindy, per noi è importante anche il customer service, quindi come noi siamo trattati quando partecipiamo ai raduni, quindi avere degli stand gastronomici, avere dei posti dove prendere una birra tutti insieme. E la domanda a cui voglio arrivare è, Paolo, come si svolge a livello stand gastronomici, attrazioni, chiaramente lo Sporting Meeting? Allora, noi abbiamo la fortuna di essere nel Piacentino, quindi è una terra famosissima per i prodotti gastronomici e per i prodotti, insomma, i vini. Ecco. All'interno di Graziano c'è anche un birrificio che è Ex Fabbrica, che collabora con noi, quindi ha uno stand solo di birra, che è una birra artigianale veramente di primo livello. All'interno di Graziano ci sono dei ristoranti con cui abbiamo delle convenzioni, e abbiamo la fortuna di avere la Proloco, che gestisce quindi tutti i piatti tipici per chi volesse hamburger, insomma, robe un pochino più easy, ecco. Bene, bene, quindi insomma non si muore di fame, non si muore di sete. No. Allora, con la situazione che stiamo vivendo, chiaramente sono stati annullati moltissimi eventi biker nazionali e internazionali, fino almeno a luglio 2020. Pensi siano state delle scelte un po' affrettate da parte delle organizzazioni, oppure no? No. Allora, credo che abbiano fatto bene sostanzialmente, nel senso che hanno annullato l'evento di Saint-Tropez, l'evento di Port-Rose, parlando di raduni che noi conosciamo, altri eventi tipo Punta Bagna oppure l'evento di Recalmuto che si tiene in Sicilia sono ancora confermati. Credo che la discriminante sia la portata dell'evento. Un evento come quello francese è giusto che sia stato annullato, anche perché coinvolge decine di migliaia di persone, alberghi, insomma tutto il territorio circostante. Per quanto ci riguarda, noi ci siamo trovati
qualche settimana fa abbiamo, ci siamo posti la domanda: cosa facciamo? Ci fermiamo, ci arrendiamo e siamo un evento snello che si può permettere il lusso di rischiare. E il nostro vuole essere anche un messaggio di speranza, nel senso che noi possiamo anche decidere poche settimane prima di annullare. Quindi ci proviamo. Speriamo di no. E nel caso annulleremo. Sì, anche perché guarda che io ho già organizzato con Cindy di arrivare con la nostra corazzata e fare un po' di sport meeting, perché ci teniamo davvero tanto a partecipare quest'anno. Assolutamente, ripetiamo, se si potrà fare e se ci saranno le condizioni migliori per tutti, però la tua risposta è stata molto importante, perché a volte è interessante capire come delle persone portino avanti il progetto con ancora un po' di punti di domanda, perché sappiamo la situazione attuale. Quindi, infatti, ci tengo a dire che noi non siamo dei matti che vivono fuori dal mondo. Sappiamo bene che sarà difficile poter mettere in scena il nostro evento. Però cosa abbiamo fatto? Ci siamo presi dei rischi. Addirittura noi abbiamo proposto a tutti i nostri partner, abbiamo fatto una proposta semplice. Abbiamo detto: se il meeting si fa, bene. Se non si fa, considereremo tutti i vostri contributi che sono servizi. Qualcuno dà anche un contributo economico, irrisorio ovviamente, per l'anno prossimo. Quindi loro non rischiano niente, al massimo rischiamo noi, ma il nostro è un hope, ecco. Perfetto, hai risposto a una domanda senza che andassi proprio a chiedertela in maniera più cattiva. Esplicito. Senti Paolo, se andassi in porto, e me lo auguro ancora una volta, se porti in scena, diciamo, questo sport meeting quest'anno, cosa ti aspetti, il tuo desiderio più grande? Allora, io sono sempre partito non ho mai sognato in grande. Per me, fin dalla prima edizione, l'importante era riuscire a convogliare degli appassionati, no? Il fatto che la gente andasse via con un sorriso. Quindi io non... un momento di aggregazione e un momento di culto verso questa motocicletta. Quindi l'obiettivo è che arrivino un po' di persone in più rispetto all'edizione scorsa e all'edizione scorsa rispetto a quella prima, e che la gente sia soddisfatta e che i partner siano contenti della loro partecipazione. Quindi diciamo degli obiettivi molto semplici. Ecco. Paolo, un'altra domanda penso molto importante. Allora, ci sono aziende, amici che supportano il tuo evento come partner, appunto? Allora, noi pochi giorni fa abbiamo ufficializzato una locandina ufficiale, scusate il gioco di parole, dove campeggiano appunto i loghi dei partner tecnici. Allora, intanto Harley-Davidson Italia, che di solito non supporta eventi che non siano OG, hanno creduto già questa terza edizione nel nostro appuntamento, e questo è un motivo di vero orgoglio. Poi abbiamo il Motorbike Expo, quindi la fiera, la kermesse veronese, Parts Europe Drag Specialties, quindi il distributore tedesco, abbiamo Andreani Group e Olins, che sono da sempre, insomma, io sono un olinsista convinto, anch'io, non dico molle gialle e serbatoio oro. E poi abbiamo, questi sono i main partner, poi abbiamo aziende come Rebuffini, che ha sempre creduto, quindi è l'unico partner che ha creduto in noi fin dalla prima edizione, Metzeller per le gomme, quindi anche quest'anno il meeting sarà gommato Metzeller, Fabrizio Cauduro, quello di 17 Helmet, che Max conosce molto bene, certo. Abbiamo Wild Dog, abbiamo FG Racing e Ioniq, quindi parti ricavate dal pieno, forcelle e cerchi. Poi abbiamo un'eccellenza della gioielleria custom italiana, che è Jimmy Creation, che è la bottega dell'argento. Abbiamo in rappresentanza dei caschi BS Exhaust, quindi finali e impianti completi su richiesta. Abbiamo Western Bull, sempre del settore pelle, selle, cuoio. Abbiamo una nuova realtà che è Reparto Sportivo, che insomma opera nel veronese, una iniziativa molto molto interessante che vi invito a seguire. E poi abbiamo uno dei verniciatori più noti del milanese, un carrozziere, verniciatore creativo, che è Andrea Marinoni Custom Family Milano, che sarà colui che realizzerà
tutte le targhe premio del contest, perché avremo anche poi un contest, se volete poi ne parliamo. E poi abbiamo degli amici, quindi abbiamo voluto mettere sulla locandina, che sono Mattia di Arles Poster Italy, la Simona del gruppo Facebook Poster Italia, il gruppo degli sposteristi lombardi, gli amici di Max, ma anche i miei amici di Neuro TV. E poi avremo Davide Trotta, che è il videomaker, è quello che ci fa tutti i trailer e i video del nostro evento, davvero davvero bravissimo. Fantastico. Sono partner tecnici, c'è chi contribuisce con una quota, c'è chi contribuisce con dei servizi, così. Davvero, però, davvero interessante. Non andiamo alle Maldive, che sia chiaro. Esatto. Copriamo i costi. Le usiamo per investire sullo sport meeting. Ok, sì. Paolo, allora vediamo subito lo spot pubblicitario dello sport meeting e poi torniamo qui per i saluti. Paolo, un'altra domanda importantissima. Quali testate giornalistiche o appunto fotografi ci sono al tuo Sporty Meeting? Allora, ovviamente ci saranno tantissimi, oltre a testate giornalistiche vere e proprie, tantissimi rappresentanti del web, quindi chiamiamoli influencer, blogger, insomma, come preferite. Tantissimi fotografi, come Alessandra Mori, come Uber Laurent, come Ernesto Dottor Arley, come Corrado Chiaretta, come i ragazzi di Crimi TV, come Fotogio Atelier. E l'anno scorso erano presenti e alcuni hanno dato spazio a riviste come Loride, Ferro, Fuel, Motociclismo, In Sella, Freeway France, ne dimentico sicuramente Bre Magazine, che è una bellissima rivista. Nata nel Bresciano, questi insomma c'è parecchi rappresentanti insomma del mondo della carta stampata e non. Bello, è una cosa molto importante che le riviste o comunque chi si occupa di informazione trovino della ciccia su questo evento dove poter venire. Oltretutto mi hai appena detto che c'è anche Ernesto, che è un mio caro amico e l'ho sempre stimato, è una bellissima persona, Dottor Arley. Senti Paolo, so anche che collabori con un importante magazine che hai già annunciato durante questa lista di testate che saranno presenti allo Sporty Meeting. Dici chi è e qual è il tuo ruolo all'interno, scusa, di questo magazine? Allora, io compravo Freeway, ho iniziato a leggere con particolare bramosia Loride e nel tempo ho instaurato, diciamo, una bella relazione con loro, nel senso che loro fin da subito hanno creduto in due cilindri, quindi ci avevano dedicato spazio ancora al primo run che facemmo nel 2012, se non sbaglio. E nel tempo sono riuscito a ritagliarmi uno spazio, quindi da un anno a questa parte c'è una rubrica che si chiama Area 57 su Loride, in cui posso scegliere dei personaggi, delle moto da pubblicare e vi è anche una news intrigata. Questo mese, ad esempio, c'è il nostro videomaker, che è Davide Trotta, che ha un bellissimo XR1200X, quindi ringrazio insomma la Giuseppe, Danilo e Aldo per questa possibilità. C'è da dire una cosa, che la presenza di tanti fotografi e riviste è anche giustificata dal fatto che noi abbiamo una bellissima, oltre a un parcheggio pieno di sposter, abbiamo anche tutta un'area dedicata a collezionisti, concessionarie, officine specializzate, perché noi abbiamo fatto una scelta precisa, cioè al meeting ci sono soltanto gli stand dei
partner tecnici, quindi ci sarà lo stand di Andreani, lo stand di Metzeller, lo stand di 17M, di Wild Dog, Western Bull, eccetera, eccetera. Invece le officine possono partecipare ovviamente gratuitamente portando una, due o tre sposter. Quindi non vengono lì con lo stand. Perché? Perché vogliamo che anche tra di loro possano, ecco, possano, come si può dire, parlare, discutere, insomma, scambiarsi. Beh, è una bellissima idea, anche perché, ripetiamo ancora una volta, è dedicato alle sportster, quindi è giusto che sia, altrimenti sarebbe uno dei tanti raduni o comunque eventi che già esistono. Senti, ultima domanda e poi ci salutiamo. Cosa ne pensi, visto che stavamo parlando di questo possibile svolgimento che ci auguriamo tutti dello Sporting Meeting, cosa ne pensi invece del resto degli eventi che sono stati organizzati per il 2020? Quindi adesso di molto importante in Europa ci rimane, come dicevamo prima, il Fakir. Cosa ne pensi, cosa accadrà, le tue idee? E soprattutto, diciamo, sono eventi di un'altra portata, quindi dici il tuo pensiero, diciamo, sulla situazione, su quello che secondo te andrà ad accadere. Allora, apro una piccola parentesi, io ho un grande rispetto e seguo molto gli appuntamenti, le fiere e gli eventi di settore. Quindi l'anno scorso ho collaborato con Andy per il Chopper City, che è un evento che si teneva nella provincia di Bergamo, i due cilindri sulla locandina, abbiamo fatto un primo speciale. Poi ho la fortuna di avere stima da parte di Corrado di Rombo di Tuono, quindi anche Corrado è sulla locandina del nostro evento e avrà un award dedicato. Abbiamo avuto la fortuna di avere uno stand al Motorbike Expo quest'anno per la prima volta, che per me era un punto di un traguardo, quindi grazie mille alla Paola Somma. E per quanto riguarda il Fakir, che è un evento che amo, anche se spesso è uguale a se stesso, nel senso nella tipologia di formula, è forse l'evento che più amo, ne ho fatti 10, 12, quindi se quest'anno si farà non mancherò. Dire che si possa fare, proprio per il discorso di prima, proprio per la portata dell'evento, che la vedo molto, 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 non lo so, incrocio le dita, ma la vedo dura, insomma. Ecco, speriamo che tutti arrivino a portare in scena gli eventi già dai primi giorni di giugno. Quindi, a proposito, importantissimo, la data dello Sporting Meeting. Bravissimo. La data è il 20 giugno. Comunque è il 20 giugno 2020, quindi come di consueto noi ormai la facciamo sempre la terza settimana di giugno. Qualcuno mi scriveva, ma Paolo, perché non lo spostate a settembre? No, o lo facciamo a giugno o lo facciamo l'anno prossimo. Paolo, diamo un'informazione a tutti quelli che, ci sono già quelli che ti conoscono, ma ci sono anche quelli che magari ti hanno conosciuto oggi insieme a noi. Quindi, dove possono trovarti? Nei social? Dai un po' qualche indicazione delle tue pagine? Allora, prima di tutto, Due Cilindri è un blog, quindi basta digitare su Google Due Cilindri blog e esce appunto il sito, il blog. E poi ovviamente le pagine social, Due Cilindri su Facebook e su Instagram. Due Cilindri su Instagram. Queste sono quindi dove opera. Quindi seguitelo tutti, che è bravissimo e appunto va questo evento dove vi vogliamo trovare tutti lì, eh. Bisogna farlo a giugno e vi aspettiamo tutti lì. Grazie, benissimo. Cindy. Paolo, senti, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato. Ci teniamo in contatto assolutamente fino a giugno. Vogliamo sapere sempre novità. Io condividerò sia nel mio sito che nelle mie pagine tutti gli aggiornamenti che farai, quindi ci tengo tantissimo a tenere tutte le persone che sono interessate a questo evento informate. Hai qualcos'altro da aggiungere? Sì, io voglio tanto voglio ringraziare te, voglio ringraziare Cindy. Sappi che io ti seguo, grazie per lo spazio che ci hai voluto dare. Grazie. Ed è stato un privilegio avervi potuto conoscere di persona.